con l'ingegneria della seduzione. Quindi, se vuoi fare ossessionare una persona, cioè far sì che il suo pensiero sia indirizzato su di te, una strategia molto utile, classica, diciamo, è quella del rinforzo intermittente. Nel mondo della seduzione, diciamo, esistono molte strategie per raggiungere un obiettivo. Una potente sicuramente è quella del rinforzo intermittente, che sfrutta la natura umana di cercare ricompense e gratificazioni, che però non saranno puntuali ad arrivare, perché fondamentalmente la nostra sfera logico-razionale, salutiamo anche Tug, salutiamo Crazy, Vin. Boh, comunque, un tipo lì che non so, vediamo. Comunque, quindi quello che dobbiamo imparare a gestire, insomma. Allora, la prima cosa, salutiamo anche Tug, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di comprendere il rinforzo intermittente. Il rinforzo intermittente è una tecnica che è basata sulla somministrazione di ricompense in modo però imprevedibile e non continuo. Sfrutta il principio della gratificazione variabile, cioè stimola una risposta comportamentale, ad esempio più persistente, quasi ossessiva se vogliamo, del rinforzo continuo, e viene utilizzato tantissimo. Lo utilizza, è la cosa naturale delle slot machine. Diciamo che le slot machine, le slot machine si basano, le slot machine, si basano sul, diciamo, sul rinforzo intermittente, perché quando tu vai a giocare alle slot è più le volte che perdi che le volte che vinci fondamentalmente. Però proprio per questo motivo, siccome tu speri, alimentano la speranza, l'alimentazione della speranza è fondamentale per ottenere dei risultati. Salutiamo anche Alex, eccetera, eccetera. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Il condizionamento operante in testa, quando vince rimuove le perdite, come dice giustamente Giorgio. Allora, questa metodologia quindi sfrutta questi principi. Diciamo, ha la funzione di creare delle aspettative positive, e crea, diciamo, aumenta l'attrattività di noi stessi. Se impariamo a gratificare le persone alternativamente, risulteremo più attrattivi, risulteremo più preziosi, risulteremo più seduttivi. Utilizzare il rinforzo intermittente serve a creare aspettative positive. E, ad esempio, offrire occasionalmente la nostra disponibilità può generare un senso di eccitazione nella persona, anche perché avviene in modo imprevedibile, no? Ad esempio, se vuoi, diciamo, essere disponibile, per dire, nei confronti di un uomo, non devi, diciamo, non devi essere sempre disponibile, ma essere disponibile ogni tanto sì, ogni tanto no. Questo è il punto fondamentale se vogliamo ottenere dei risultati, se vogliamo ottenere delle situazioni importanti per conquistare. Quindi, mai essere sempre disponibili, perché essere sempre disponibili non porta a nessun risultato. Ovviamente, come dice anche Giorgio Cameli, sono principi che vengono utilizzati tantissimo, ad esempio nella vendita. Noi compriamo non quello di cui ci necessita, ma compriamo quello per cui sentiamo le pulsioni, l'istinto di comprare. Quindi questa strategia, diciamo, aumenta le possibilità di seduzione. Inoltre c'è una qualcosa di interessante, che il rinforzo intermittente, cioè gratificare ogni tanto, dare la disponibilità ogni tanto,
mantiene vivo l'interesse. L'utilizzo infatti del rinforzo intermittente è basilare per mantenere vivo l'interesse della persona che ti piace nel lungo periodo. Quindi, paradossalmente, anche in una relazione a lungo termine, il rinforzo intermittente, cioè che poi può essere usato in modo sensato, ma dando la disponibilità saltuariamente in tutto, anche nella sessualità, in tutte le modalità in cui possiamo gratificare una persona, è fondamentale. Ad esempio, occasionalmente, diciamo, essere disponibile, ad esempio, con persone nelle chat, nelle situazioni, in altre occasioni non essere assolutamente disponibile. Questo aiuta a tra virgolette, diventare molto molto più interessanti, cioè serve a incentivare poi fondamentalmente i comportamenti desiderati dalla persona, perché la persona per ricercare il premio che non sa se arriverà o meno, inizierà a mettere in atto tutta una serie di comportamenti che a noi servono. Quindi attraverso queste metodologie possiamo sicuramente utilizzare dei vantaggi e otterremo anche fedeltà da parte della persona, perché la persona che subisce il rinforzo intermittente tenderà a essere fedele nei nostri confronti. Quindi è un potente strumento per massimizzare le possibilità di seduzione e raggiungere il successo sentimentale affettivo. Questa tecnica, ripeto, è semplice, ma dobbiamo imparare ad applicarla bene. E infatti, che seguirà i miei seminari sul canale Massimo Tramasco, tra le tante cose che spiego, per seguire i seminari basta che vi abbonate e l'abbonamento, diciamo, è fondamentale per ottenere dei risultati. Non so quale funzione di YouTube, vedo Betty Cottage che dice mi piace questa nuova funzione di YouTube. Quale sarebbe questa nuova funzione di YouTube? Qual è la nuova funzione di YouTube che dice Betty Cottage? Qua io non sto leggendo tanto la chat, ma leggo, mi piace questa nuova funzione di YouTube. E quale sarebbe? Betty Cottage, scrive immediatamente cos'è questa nuova funzione di YouTube. Ah, cuoricini, sorrisi. Ah, ho capito, capito. Quindi andiamo avanti. Quindi salutiamo anche Ludo. Quindi, questo è il concetto un po' importante che dobbiamo tenere presente. Quindi, sfruttando al meglio questa strategia, possiamo ottenere dei risultati significativi e anche costruire relazioni che siano basate nel tempo, che siano un po' più durature. Allora, poi abbiamo anche le tecniche di bandura nella seduzione, che sono mediate dalla persuasione, diciamo. Le tecniche di bandura sono, basate sul fatto che talvolta è sufficiente, elevare, ridurre cioè il rinforzo intermittente. Viene un po' modificato nel rinforzo operante, che è uno strumento, diciamo, tra virgolette, per persuadere gli altri anche in modo etico. Cioè, secondo Bandura, il comportamento è influenzato dal rinforzo che segue l'azione, no? Però questo rinforzo può essere positivo o negativo, quindi il rinforzo positivo aumenta la probabilità che si ripeta il comportamento desiderato, mentre il rinforzo negativo riduce un comportamento indesiderato. Quindi è importante, ad esempio, utilizzare il rinforzo negativo, che sarebbe l'associazione tra, come possiamo dire, quello che ricordo che però vedo delle domande, delle cose. Chi volesse fare domande deve abbonarsi al canale o fare una donazione. Non rispondo senza donazioni o senza essere abbonati al canale, giusto per dare pregio alle persone che sono abbonate o alle persone che fanno donazioni.
Quindi dobbiamo imparare a utilizzare queste strategie, no? Quindi il rinforzo intermittente è fondamentale. Questo approccio di Bandura si basa, come dice Giorgio Cameli, sul coping, cioè sull'idea che le persone tendono a ripetere dei comportamenti che portano conseguenze positive e evitare che, diciamo, quei comportamenti che portano conseguenze negative. Quindi possiamo creare un'associazione positiva tra un comportamento desiderato e un qualcosa che, diciamo, a noi va bene. Ovviamente dobbiamo costruire gradualmente il rinforzo operante, che diventa più efficace quando viene implementato gradualmente e progressivamente. Invece di fornire una ricompensa immediata, possiamo fornire un approccio di rinforzo graduale, in cui le ricompense diventano più significative man mano che il comportamento desiderato viene adottato più frequentemente. Quindi questo approccio aiuta a consolidare il comportamento nel tempo, quindi non è più lo stesso rinforzo, ma viene introdotta anche la variabilità, diciamo, viene introdotta anche la variabilità nel rinforzo. Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi dobbiamo, diciamo, utilizzare quindi questo tipo di rinforzo graduale, no? Quindi la variabilità del rinforzo è anche un'introduzione di Bandura che serve per condizionare. Nella seduzione e nelle relazioni possiamo utilizzarlo, no? Quindi tutto il contesto del rinforzo intermittente, del rinforzo operante, nella seduzione sono utili per, diciamo, condizionare i comportamenti, generare, ossessione, tra virgolette, in una persona. Ovviamente, poi, vi sono altre situazioni che noi possiamo utilizzare. Abbiamo detto quindi il rinforzo operante è stato anche teorizzato da Skinner e Bandura, quindi sono tutti metodi di condizionamento. Quindi possiamo utilizzare anche punizioni sociali moderate, ad esempio come la disapprovazione sociale, che poi è quello che fa anche il narcisista, no? Il silenzio punitivo del narcisista è un rinforzo negativo, se poi andiamo a vedere, no? Quindi conoscere queste strategie, salutiamo anche Tug, ci permette anche di capire che, insomma, che queste stesse strategie le utilizzano anche i narcisisti. Conoscerle è fondamentale, è molto importante, diciamo, ottenere dei risultati se vogliamo. È importante ottenere dei risultati se vogliamo, diciamo, sedurre e conquistare la persona che ci interessa. Quindi i risultati graduali tendono anche a motivarci di più nell'azione. Quindi questo è un po' è fondamentale. Poi salutiamo anche Crazy Robby. Queste stesse strategie vengono anche utilizzate dai narcisisti. Il narcisista, come dice anche Crazy, utilizza love bombing e poi ti mette il ghosting dopo, anzi se ne va proprio quando, diciamo, c'è un principio di coinvolgimento maggiore. Ma poi ci sono tutta una serie di strategie mediate da Robert Cialdini, no? Nella persuasione, che possono essere applicate anche alla seduzione, come ad esempio il principio del contrasto, no? Il principio del contrasto si basa sul fatto che la percezione di un oggetto, di un'idea, è influenzata dalla presenza di un oggetto o da un'idea precedente, fondamentalmente, no? Quindi per persuadere è molto importante, ad esempio, per sedurre, presentare prima un'opzione meno attraente. Guarda, io non ne voglio proprio più sapere di te, non ho più voglia di vederti, non ci vedremo più. Perché mi hai veramente rotto i coglioni, no? Quindi parto da un'ipotesi negativa in modo tale che poi qualunque cosa ti do dopo viene vista come un tuo successo, no? Non se ne parla neanche, io non voglio invitarti assolutamente da nessuna parte, non ti voglio più vedere perché mi hai rotto il cazzo.
per dire, no? E poi vabbè, dai, se proprio ci vogliamo vedere, ci vediamo al parcheggio del cimitero. Quindi anche il parcheggio del cimitero, diciamo, può essere visto come un'opzione positiva, no? E questa strategia è come dice, grazie, noi siamo veramente il prodotto dei nostri rifiuti, non dei nostri amori. Grande Giorgio. È un po' la teoria della mano calda e della mano fredda, però nella seduzione può essere fatta, non la fanno anche i venditori di case, perché poi diciamo che la vendita e la seduzione sono due cose molto simili. Un venditore di case ti fa prima vedere una catapecchia, ti fa... Ah, salutiamo ovviamente anche Vin, che so che sta meglio, Top Vin, e poi anche sempre Patrizia. Diciamo, un venditore di case ti fa prima vedere una catapecchia e poi ti fa vedere la casa che ti vuole vendere, in modo tale che tu la confronti con qualcos'altro. Quindi noi esseri umani non abbiamo una percezione dell'assoluto. L'alto, e il basso sono due concetti relativi. Chi è? Uno alto 1,80 m è alto e basso, ma dipende. Se lo confronti con un alto 1,60 m è alto, se lo confronti con un alto 1,80 m è basso. Non esiste l'alto e il basso in senso assoluto, esiste solo in senso relativo. Quindi noi dobbiamo tenere presente questi fattori fondamentali, no? Che sono basilari. Quindi il principio del contrasto è molto interessante. Quindi nel contrasto presenta sempre l'alternativa peggiore e poi dopo presenta l'alternativa che invece vuoi che venga accolta dalla persona. È sempre meglio agire in questo modo. E poi tenendo conto che però le gratificazioni e le penalizzazioni seguono il principio mazze e pannelle fanno le figlie belle, pannelle e mazze fanno le figlie pazze. Cioè, se vuoi generare un contrasto molto forte, un'interruzione di schema molto forte, pannelle e mazze fanno le figlie pazze. Prima gratificazione, poi penalizzazione è veramente dirompente da un punto di vista della sfera logico-razionale. Nell'educazione, invece, è molto meglio usare, nell'educazione, invece, è molto meglio usare le mazze e le pannelle che fanno le figlie belle, diciamo, no? Mentre nella seduzione, se vogliamo, che diciamo gestisce insomma queste situazioni, dobbiamo utilizzare pannelle e mazze. Poi dobbiamo tenere presente, volevo parlare anche un po' poi di neuromarketing. Però prima volevo, diciamo, sempre le strategie di Cialdini, abbiamo la scarsità e questa è un'altra tecnica che funziona, dobbiamo farci presentare come limitati, come poco disponibili, con altre persone che ci cercano, ci desiderano. Questa è la scarsità, no? Il principio afferma che gli individui tendono a valutare positivamente ciò che è raro o ciò che è limitato nella disponibilità. Quindi non dobbiamo farci vedere eccessivamente disponibili, dobbiamo farci vedere come irraggiungibili, no? E il discorso bello e impossibile, no? C'era anche una canzone, ce la dobbiamo un po' tirare, come dice Giorgio Cameli, è la canzone che diceva Gianna Nannini, no? Bello e impossibile con quel sapor medio orientale, vi ricordate, no? Perché è bello impossibile? Perché si presupponeva che un musulmano avesse comunque fosse di difficile raggiungimento, insomma, comunque bello, bello impossibile, Gianna Nannini cantava e comunque questo è, no? Il bello è possibile o la bella è possibile ha molto meno appeal del bello impossibile. Questo è un punto fondamentale. Bello e impossibile col tuo sapor medio orientale. Poi va bene l'effetto autorità, da un punto di vista della seduzione può essere anche l'effetto prestigio, no? Cioè le donne, ma anche gli uomini tendono a innamorarsi delle persone prestigiose, delle persone che ricoprono un ruolo sociale importante. D'altra parte è evidente, no? È per questo motivo che ne so, un attore famoso
Al di là della questione economica, monetaria, eccetera, ma una persona famosa ne può attrae sicuramente di più di una persona che nessuno conosce, che nessuno prende in considerazione. Questo è proprio il principio dell'autorità, del prestigio sociale. Il prestigio sociale seduce le persone conosciute. Le persone conosciute seducono, le persone conosciute hanno un appeal maggiore fondamentalmente. Quindi dobbiamo tenere presente questi fattori. Quindi queste sono tutte cose che noi possiamo utilizzare. Ma c'è anche quella della riprova sociale o della conformità sociale, cioè la tendenza delle persone ad adottare comportamenti e opinioni simili a quelli di altri membri del gruppo. Quindi utilizzare la riprova sociale. Se io sono un uomo che piaccio a tante donne, beh, avrò vita facile su altre, cioè per sedurre tante persone. Insomma, piaci alla gente che piace, più piaci, più piacerai. E in effetti, paradossalmente, questo porta al fatto che molti uomini impegnati hanno capacità di sedurre maggiore rispetto a quelli single. Sembra strano, sembra paradossale, ma perché un uomo impegnato è stato scelto da altre donne, o un uomo che piace a tante donne, tenderà a conquistare, tenderà a sedurre di più. Sono tutte strategie che noi possiamo utilizzare, hanno un grande effetto nella seduzione, hanno un grande effetto salutiamo anche Victoria, nell'ottenere dei risultati. Quindi io lo suggerisco tantissimo questo. Ricordo tra l'altro che questa sera alle 21, una piccola introduzione, ci sarà un interessante live, diciamo, un interessante premiere, con una new entry sul canale che è Fausta, che è diciamo, operatrice olistica che presenta delle cose interessanti. Si occupa di aromaterapia, cioè su come, diciamo, gli oli essenziali possono dare dei vantaggi, che tra l'altro è anche un'amica di Patrizia Perotti con cui ho avuto il contatto. E anche, diciamo, di cristalloterapia, eccetera. Quindi stasera alle 21, mi raccomando, cioè tra un'ora, se avete voglia di fare un salto sul canale, potete conoscere Fausta che ha questa cosa. Ecco, quindi che vi aspetto comunque alle 21. Però volevo ancora dire ancora alcune cose che mi interessavano per quanto riguarda, ad esempio, come possiamo dire, qualcosa legato a queste strategie che ho accennato adesso riguardano soprattutto la psicologia comportamentista, no? Che quindi fornisce una serie di strategie efficaci per influenzare il comportamento, degli altri, sfruttando appunto questi principi come il condizionamento operante, il principio del contrasto, la scarsità, la conformità sociale, la riprova sociale. Ma anche i vari rinforzi, diciamo. Poi ci sono delle strategie che sono poi le strategie di Cialdini, fondamentalmente. No? Cialdini ha introdotto anche la reciprocità, quindi che è una sorta di aggancio, diciamo, dando il principio della simpatia, che sono altri principi interessanti, no? Il social proof che abbiamo già detto. Tra l'altro, queste strategie di Robert Cialdini possono essere anche utilizzate nell'era digitale, no? Quindi possono essere utilizzate anche attraverso, diciamo, le piattaforme online o la seduzione online. Salutiamo anche Green Apple, benvenuta anche la nostra Green. Un saluto anche alla nostra Green e ringraziamo WS, grazie WS. Quindi Roberta Black, quindi queste strategie di Cialdini che fanno parte comunque del comportamentismo, se vogliamo, possono essere, salutiamo anche Victoria,
e possono essere utilizzate in modo molto 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 utile, insomma. Quindi queste tecniche possono essere anche adattate, diciamo, al digitale, insomma. Ma mi interessava presentare un po', la scienza del cervello, diciamo, quella che viene chiamata neuroscienza, che poi è applicata alla seduzione o applicata alla vendita in generale, perché sono due cose molto simili, è conosciuta come neuromarketing, che è un'altra strategia interessante. Il gelato con la Cialdini, esatto, grande Robby. Grande, grande Giorgio, gelato con la Cialdini, anche Crazy Robby, maschi Sigma, non si pestano i piedi, bravissimo. Ecco, bravo, questa cosa qua di Crazy è interessante, i maschi Sigma non si pestano i piedi, perché non entrano in competizione, un maschio Sigma non entra mai in competizione con un altro, cioè no, la competizione è da maschi Beta. Allora, il neuromarketing, o comunque la neuroseduzione, chiamiamolo così, è un neuroseduction, potremmo chiamarla, è un campo di studio che combina la neuroscienza e il marketing, oppure la neuroscienza e la seduzione, per capire come il cervello degli individui risponde ai diversi stimoli e quali sono le informazioni che possono essere utilizzate per sedurre o per persuadere. E offre un approccio innovativo, diciamo, per creare strategie di seduzione più efficaci. Dobbiamo ovviamente capire i meccanismi cerebrali della seduzione, i meccanismi cerebrali della persuasione, perché queste tecniche si basano sulla comprensione dei processi cerebrali che guidano il comportamento, che guidano la decisione, che guidano la persuasione fondamentalmente. Questi sono un po' i principi guida. E studi neuroscientifici hanno identificato diverse aree cerebrali coinvolti nella presa di decisione, quindi sto con te o non ci sto, nell'elaborazione emotiva e nell'attribuzione del valore. Quindi capire come queste aree interagiscono può aiutare a sviluppare strategie di seduzione o strategie di persuasione mirate. Farò qualche esempio pratico. Molto importante, e questo è fondamentale, come dice anche Giorgio Cameli, ma come ho detto anch'io da tanto tempo, e come dicono anche le neuroscienze, comunque adesso, e come dice anche il neuromarketing, che viene dopo di noi, però, è importante utilizzare l'emozione come leva di persuasione. E questo ce lo sta dicendo proprio il neuromarketing, utilizzare l'emozione come leva di persuasione. Questo è un punto fondamentale. L'emozione svolge un ruolo fondamentale nel processo decisionale delle persone. Nelle neuroscienze è possibile utilizzare delle tecniche per stimolare emozioni positive o negative. In relazione, diciamo, al prodotto o a noi stessi o al messaggio che vogliamo far passare. Quindi si utilizzano, che poi fa un po' parte anche di quello che spiego. Tra l'altro, invito tutte le persone che vogliono approfondire questi argomenti a abbonarsi al canale con l'abbonamento base, perché con l'abbonamento base possono utilizzare dei risultati. E questo è un punto molto importante. Ci sono ovviamente, come dice WS, delle persone che non bisogna resistere, non bisogna resistere, ma non bisogna neanche, diciamo. Bisogna ovviamente, quando incontri una persona che ti piaccia o no, devi valutare come ti senti a medio-lungo termine, no? Quindi se percepisci che una persona è tossica, devi subito chiudere. Non si tratta di resistere, si tratta di dare nuove emozioni, perché la nostra parte emotiva non è, come dire, non è interessata se le emozioni provengono da Tizio, Creda, Sempronio. Se una persona ti coinvolge perché ti dà emozioni, no? Quindi vuol dire che se ti coinvolge su una persona tossica è perché le emozioni e tu non sei in grado di somministrarti le giuste emozioni. Quindi utilizzare l'emozione come leva persuasiva è fondamentale.
Dobbiamo imparare a usare delle storie coinvolgenti e questo lo spiego benissimo, ad esempio, con l'uso di metafore che l'ho spiegato proprio nella lezione scorsa che abbiamo fatto, no? In cui c'era presente Roxy, ma anche Betty Kotick e tante altre persone, Green Apple, eccetera. Noi possiamo utilizzare delle metafore che creano degli ancoraggi emozionali. Se io uso una metafora qualunque, per dire parlo, non lo so, quella persona lì, mi fa venire ascoltare un certo tipo di linguaggio, mi fa venire iconati di vomito, per dire. Beh, se io parlo di iconati di vomito, la persona gli verranno iconati di vomito, ma adesso non voglio entrare nel dettaglio, però abbonatevi al canale e imparerete veramente delle cose molto utili. Possiamo creare delle associazioni tra una situazione, una persona e un'emozione che genera rifiuto. Potrei parlare di cose veramente raccapriccianti, per cui posso creare sgancio, diciamo, se voglio far sì che una persona si sganci da un'altra, o posso creare aggancio utilizzando un altro particolare tipo di linguaggio. Quindi abbonatevi al canale, imparerete a vomitare nel modo giusto. Quindi queste cose sono fondamentali per imparare queste strategie. Quindi abbonatevi e otterrete dei risultati importanti. Però, quindi, imparare anche, come dice la neuroscienza, a creare dei messaggi a contenuti coinvolgenti. Il cervello umano è più incline a elaborare delle informazioni se sono emotivamente significative. Quindi, attraverso il linguaggio, attraverso lo storyteller, il racconto di storia attraverso l'uso di metafore, noi possiamo aumentare, per così dire, l'engagement. Non so se pronuncio giusto, l'engagement, l'ingaggio, diciamo, con le persone che ci interessano. Non so se abbiamo Green Apple che può confermarci la traduzione. L'engagement sarebbe, diciamo, il coinvolgimento che possiamo ottenere con una persona. E quindi dobbiamo anche effettuare quella che viene chiamata neurosegmentazione, che non è la neurosegamentazione, è neurosegmentazione. Qualcuno potrebbe dire neurosegamentazione, ma il cervello umano, diciamo, è molto più incline a rispondere se noi forniamo degli stimoli personalizzati. Quindi anche qua, per capire quali sono gli stimoli personalizzati, dobbiamo capire qual è la struttura di personalità della persona che ci interessa. E se voglio capire qual è la struttura di personalità profonda della persona che mi interessa, come devo fare? Devo abbonarmi al canale. L'unico modo è abbonarsi al canale, uno dei modi che è seguirmi sulle lezioni, lunedì e giovedì, canale Massimo Teramasca, abbonamento base. Quindi chi volesse poi approfondire queste conoscenze può semplicemente abbonarsi ed è molto semplice, costa meno dell'abbonamento di Netflix, ma secondo me dà molto di più. Quindi l'utilizzo dell'emozione, come dicevo, svolge un ruolo cruciale e noi possiamo sfruttare proprio il linguaggio per suscitare delle emozioni, come dicevo, utilizzare immagini, storie coinvolgenti. Possiamo evocare o gioia o rifiuto, perché le emozioni, che poi possiamo anche rilevare attraverso le microespressioni, sono quelle principali, sono il rifiuto, che, come dire, il disgusto, no? Oppure l'attrazione, la gioia. Salutiamo Giorgio Cameli, grande Giorgio, battito di ciglia, il sentiero della felicità. E anche di Giorgio Cameli, ascoltate Giorgio Cameli su il suo sito miratpointroma.com. Comunque, vedo che sono già passati abbondantemente 45 minuti, quindi insomma, per approfondire anche il discorso sulle neuroscienze, diciamo, abbonatevi al canale e seguite le lezioni. Abbonamento base. Detto questo, vedo persone che continuano a farmi domande, ma che manco sono abbonate, manco fanno donazioni, per cui mi spiace, ma non do risposte in questi casi.
E quindi, detto questo, un saluto a tutti.